comisie erau și continuiamo con la seconda lezione sulle delle equiti. La puntata precedente abbiamo visto prima con Federico e poi con Alessandro, oggi più più, è una bella introduzione. Allora, adesso, vedendo questo codice, diciamo dovreste più o meno capire quasi tutto. Cosa importante, sappiate il concetto di classe, quindi insieme di funzioni e di proprietà, il fatto che le funzioni e proprietà possono avere diversa visibilità, quindi private o public, il concetto fondamentale di ereditarietà, dato una classe padre io posso estenderla creando anche classe figlia, e vabbè, giusto per sapere, esiste anche il costruttore per creare una classe, per istanziare un oggetto e sul distruttore per poi cancellarlo. Passando a Qt, la classe più o meno è sempre la stessa, sono cambiate un po' di cose. Diciamo, è stato introdotto il fatto che ogni oggetto Qt, ogni classe Qt è edita da Qoject, che è un oggetto generico, è un oggetto fondamentale che contiene alcuni metodi di proprietà che servono ovunque, ad esempio il metodo connect per collegare il segnale slot. Ricordiamoci che quando ereditiamo da Qoject bisogna inserire questa macro Qoject, che semplicemente andrà ad espandere all'interno della nostra classe altri metodi e proprietà necessari, e che oltre alle visibilità public, private e protected, adesso abbiamo anche queste due nuove keyword, che in realtà sono delle macro, che sono signals e slots. Come avete visto l'altra volta, in Qt ogni classe può lanciare dei segnali e può ricevere questi segnali attraverso degli slot. Ok, quindi questo diciamo è il brevissimo riassunto di quello che è stato fatto l'altra volta. Diciamo, se avete qualche problema su questo, guardatelo al momento o mentre introduco altre cose, perché altrimenti non andiamo molto lontano. Ok, l'altra volta avete visto velocemente come si crea un'interfaccia grafica. Mi sembra che sia stato introdotto diciamo, soltanto come inserire un bottone all'interno del primo finestra. Poi logicamente andiamo un po' più a fondo e vedremo quasi tutte le funzionalità che Qt Design ha offre. Allora, l'altra volta avete installato il Qt SDK che contiene Qt Creator. Qt Creator è un IDE che consente di sviluppare il Qt. Una volta, parliamo di versioni prima della 4.4 più o meno, non esisteva e veniva fornito Qt Designer. Questo Qt Designer è un programma per disegnare interfacce grafiche. Adesso è stato integrato dentro Qt Creator, quindi potete usare praticamente quello. Ricordatevi che comunque esistono ancora dei plugin per poter utilizzare Qt Designer, quindi interfaccia grafica per creare interfacce grafiche, per Visual Studio e per Eclipse. Logicamente se non vi piace Qt Creator avete delle altre alternative. Magari lo fate su Windows se volete essere abituati a Visual Studio, o il vecchio feature anche un plugin. Demo. Adesso vediamo effettivamente come creare l'interfaccia grafica e i vari widget messi a disposizione da qui. Allora. Bene, prima di tutto con un esempio vi faccio vedere i vari widget che sono disponibili all'interno del framework Qt. Qui abbiamo pulsanti, bottoni e barre, quindi elementi abbastanza fondamentali. Classico pulsante, premi me, non premi lui, diciamo, è il pulsante come lo conoscete in qualsiasi altra GUI. Un pulsante un po' diverso è il tool button, che può avere un'icona ed è tipicamente utilizzato nella toolbar, quindi le classiche interfacce grafiche dove hanno una barra del menu in alto e una barra toolbar sotto, diciamo, in questa toolbar inserite questi tool button. Potete visualizzare sia l'icona che il testo, a piacimento, seconda di come volete. Poi radio button, anche qui niente di nuovo, semplicemente il classico radio button, dove potete scegliere una tra le varie scelte disponibili. La checkbox, come una volta sempre la stessa cosa, potete selezionare più cose assieme. Button box, questo è un widget un po' più elaborato, che diciamo integra in un singolo widget più due pulsanti cancel e ok. Può essere utile ad esempio nelle finestre di dialogo dove voi tipicamente c'è cancel, torno indietro, o ok, diciamo, effetto le modifiche. Command Link Button è un altro bottone, diciamo, ereditato da Windows Vista, giusto per compatibilità,
niente, il classico bottone non fa nient'altro che gli altri, semplicemente con una veste grafica un attimino diversa. La progress bar, in questo caso abbiamo un valore visualizzato, oppure la classica progress bar infinita che chissà quando finirà. La scroll bar, anche questa, uguale a come la conoscete già, qui l'ho messo solo orizzontale per motivi grafici, perché è verticale un tema un po' legato. Diciamo, questi due si devono conoscerli tutti, nel senso sono degli elementi di grafica che sono presenti in qualsiasi applicazione. Adesso passiamo ai contenitori. Contenitori, diciamo, il fondamentale è quello che esiste in quasi tutti, tutti i frame grafici, è il group box. E diciamo un piccolo contenitore con in alto un'etichetta che mi raggruppa più widget assieme. Diciamo che è usato semplicemente per organizzare meglio l'interfaccia grafica, la finestra dei vari elementi. Per esempio, se guardiamo qua, in alta parte ho organizzato tutti questi vari elementi raggruppando in delle group box. Diciamo, graficamente risulta molto più bello vederli raggruppati con un titolo per ogni sezione piuttosto che metterli assieme tutti così, senza un senso. Beh, tornando ai contenitori. Questo semplicemente raggruppa. La top widget serve, diciamo, la conoscete magari, sono quelle in Eclipse o nelle varie ID, quelle finestre che possono essere messe in un lato oppure possono essere tirate fuori, diciamo, lasciate come finestre indipendenti. Infatti se io schiaccio qua, si vede, questa finestra esce fuori e io posso spostarla, la lascio dentro oppure posso anche chiuderla. Top widget, anche questo lo sto già utilizzando per dividere qua in alto le varie cose che vi faccio vedere. Semplicemente ogni tab ha un sottoinsieme di widget, niente di più, niente di meno. Quello un po' più strano che è realizzato da Qt 3 è questo toolbox. Questo toolbox è, diciamo, completamente simile al tab, semplicemente che l'effetto grafico è diverso. Voi avete una pagina che si chiude e un'altra che si apre. È semplicemente un modo per organizzare la vostra interfaccia grafica in modo un po' diverso, se volete, sapete che ci sono. Adesso passiamo all'input. Diciamo, qui abbiamo visto dei tipi di input per catturare degli eventi, diciamo, bottone cliccato, checkbox segnato. Qui invece prendiamo proprio dell'input dall'utente. Ancora una volta, combo box, esiste in qualsiasi tipo grafico. Spin box, semplicemente serve per inserire un valore numerico. Double string box, non fate, diciamo, il double sta per il fatto che il numero che potete selezionare è un numero double, non perché ci siano due spin box o qualcos'altro. Semplicemente questo è un intero e questo è un double, secondo le esigenze. Time and data, ok, abbastanza intuitivamente posso inserire la data o posso inserire l'ora. Tenete conto che questo funziona in modo che, cioè, diciamo, viene controllato che voi inseriate come mese 13, per esempio, vedete che sto schiacciando 3, quindi non mi fa inserire 3 e così via. Oppure quello combinato, date time, dovete la data e l'ora. Line edit è la base per ricevere come input una stringa dall'utente. Di base accetta qualsiasi carattere, infatti vedete che posso scrivere. Ci sono diverse modalità in cui possiamo, diciamo, volere visualizzare prima di tutto l'input inserito, quindi nel caso di password non vogliamo che la password venga scritta in chiaro, e infatti ci sono i nostri bei destini. Oppure un'altra funzione interessante della line edit è il fatto che possiamo inserire una maschera, cioè noi possiamo filtrare l'input che ce ne è dato dall'utente, nel senso, come prima sulla data edit io non posso inserire delle lettere, perché una data non posso inserire. In questo modo posso definire dei filtri per la mia line edit. In questo caso ho inserito il filtro che possono essere inseriti soltanto 6 numeri, la classe di matricola di un studente, e infatti ho la scelta delle lettere e non mi devo niente. Text edit. Text edit mi permette di inserire del testo. A differenza, vedete, text edit e plain text edit, qual è la differenza? Plain text edit tiene il testo proprio plain, quindi soltanto testo. Voi potete inserire solo del testo. Text edit permette di scrivere, diciamo, quasi in HTML, quindi effettivamente potete scrivere in corsivo, in grassetto. Se andiamo a vedere come
diciamo, quando io inserisco l'input in questa text edit, qui, vedete che assomiglia quasi a HTML. Infatti, se guardo il sorgente vero della, di quello che c'è nella text edit, guarda caso è proprio un documento HTML. Vi permette di scrivere cose, diciamo, in una veste grafica un po' più bella piuttosto che il classico, classico testo. Supporta anche i diversi font, essendo HTML, quindi potete scrivere con un font diverso da quello attuale. Torniamo prima. Input particolare, diciamo, queste prime tre schede contengono bene o male tutti gli elementi grafici che esistono in qualsiasi framework grafico. Più se ne definisce degli altri, un po' più o meno fantasiosi, come ad esempio questo piccolo dial, che serve per acquisire un valore. Cioè, voi settate un valore massimo, settate un valore minimo e poi potete prendere il valore. In questo caso io ho collegato il cambiamento del valore a questo altro piccolo widget particolare che è l'LCD, quindi non so se, si vede, è un piccolo display LCD, piuttosto che un label come scritto qua col testo, diciamo questo è graficamente un po' più appagante. Gli slider che come una volta permettono di selezionare un valore da un minimo a un massimo. Questo è un po' più elaborato, che ci permette il calendar widget, che ci permette di selezionare una data. Ancora una volta qui logicamente vengono effettuati i controlli su che la data sia corretta o no. E poi esiste anche questo font combo box, che è una salta pagina, permette di selezionare i font di sistema. Quindi io ad esempio seleziono questo e qui adesso dove sto scrivendo è una text edit, quindi quella che vi ho fatto vedere prima, che supporta che si scrive in HTML e quindi come vedete supporta anche font diversi. Visualizzazione, allora tipicamente se volete visualizzare un insieme di dati cosa fate? Una lista, una tabella, un albero. Diciamo questi sono i tre principali modi di visualizzare un insieme di dati. Dopo vedremo un esempio dedicato dove proveremo effettivamente a visualizzare dei dati. Allora, questi sono più o meno tutti gli elementi grafici che Bitbit ci offre. Se ne manca qualcuno secondo voi? È abbastanza completo. Diciamo che se voi volete fare qualcos'altro di diverso, potete sempre modificare quelli già esistenti. Tenete conto che ad esempio i pulsanti, magari vedete, ma io voglio un pulsante un po' più, diciamo, graficamente più appagante, che supporta anche lo styling, diciamo, dei pulsanti attraverso dei fogli CSS. Quindi se sapete programmare, se sapete scrivere dei fogli di stile CSS, potete cambiare a vostro piacimento il layout, l'effetto grafico che il pulsante ha. Quindi questi erano più che altro gli elementi principali della offerti da Twitter. Se voi andate a Twitter il vostro creator e vedete nel designer, vedete ne ritrovate un po' di più. Diciamo, alcuni sono cose abbastanza particolari, tipo la vertical line, la horizontal line, sono semplicemente delle righe orizzontali e verticali che potete inserire nella faccia grafica per spezzare una parte dall'altra. Oppure, non lo so, questo Lorenzo, questo fatto vedere. Oppure questo qua, MBI area, che chi diciamo conosce Windows e chi si mette a faccia Windows magari si ricorda cos'è, è un'area dove si possono inserire altri widget, altre finestre, diciamo con una finestra completa con pulsanti X in alto e altre piccole cose. Ad esempio la scroll area, che rappresenta un'area dove se il contenuto diciamo supera la dimensione di questa area, automaticamente aggiunge delle scroll a lato. Questi sono tutti quelli che vengono offerti da Qt. Qui in alto vedete prima di tutto vedete che la mia applicazione, diciamo, il layout grafico dell'applicazione è fatto bene, nel senso che ha una certa struttura. Se io provo a ridimensionare la finestra, vedete che i contenuti automaticamente vengono ridimensionati a dovere, diciamo, non sono messi a caso in mezzo alla finestra. Come si fa questo? Attraverso il layout. Adesso vediamo cosa facciamo con un esempio. Prima di tutto, l'altra volta non è stato fatto vedere come diciamo, si creava un progetto. Cioè voi aprite Qt Creator e siete in questa pagina. Welcome. Ecco,
adesso come faccio a creare un progetto? Cioè, penso che abbiate tutti aperto il PDF, quindi possiamo farlo assieme. File, new file al project. Allora, ci sono un paio di cose giusto da sapere, più che altro di scelte da fare. Qt Quick Project, Qt Quick verrà presentato nella prossima lezione, quindi per oggi non lo guardiamo. Project from version control, se sapete cos'è un sistema di versioning, sapete che Qt Editor integra questi sistemi di version control in modo automatico e quindi potete clonare un progetto al volo. Altri tipi di progetto, vi elenco solo quelli degni di nota, diciamo, per il corso, che sono Qt Console Application. L'altra volta Alessandro vi ha fatto vedere Qt Grep, che è un altro esempio, che funzionavano solo da console, quindi non avevano un'interfaccia grafica. Prima di terminare scriviamo, nel caso vogliate fare un'applicazione del genere, Qt Console Application. L'altra cosa è Qt Creator è un IDE per C++, anche per Qt, ma volendo voi potete scrivere la vostra applicazione in C e C++ senza coinvolgere le librerie Qt. Gestisce in automatico il fatto di compilare la vostra applicazione e potete tranquillamente usarlo come IDE per C++. Gli altri sono, diciamo, se volete creare un plugin per Qt Creator o altre cose che a me non interessano. Noi ci focalizziamo sul Qt Widget Project. Vogliamo creare un'applicazione grafica. Diciamo, lato mobile non lo trattiamo, facciamo la Qt GUI Application Standard. Il fatto che esista la doppia scelta Qt GUI normale, diciamo, e mobile è per un fatto di dimensione dello schermo, praticamente. Se voi fate l'interfaccia grafica per il vostro PC, sapete che la risoluzione è meno male, 280x800. Per gli smartphone molto meno, ultimamente anche di più, però, diciamo, dovete organizzare la vostra finestra in modo diverso. Forse l'applicazione può essere lo stesso, però almeno a livello grafico i bottoni devono essere cliccabili, diciamo, quindi un attimino più grandi. Giusto in modo grezzo per dirvi la differenza. Ok, quindi mi ha detto Qt GUI Application. Beh, qui dobbiamo semplicemente dire dove salviamo la nostra applicazione e il nome dell'applicazione. Scelta vostra, nel senso, dove volete. Ok, questo qui dobbiamo selezionare, diciamo, target setup. Qt, l'ha detto l'altra volta Alessandro, è disponibile sia per piattaforme desktop sia per piattaforme mobile. Quindi io adesso non ho installato nessun SDK per compilare lato mobile, quindi ho soltanto il target desktop. Esiste anche una terza opzione che è stata introdotta ultimamente, che sono il fatto di compilare online, nel senso che se voi dovete compilare per il vostro smartphone, dovete avere tutta la toolchain per compilare per quella architetto umana. Può essere una cosa abbastanza difficile, dovete installare tutta la toolchain per esempio per ARM, oppure diciamo per altre architetture. Vengono offerti che cosa? Dei compilatori online. Voi avete il vostro codice, il codice viene mandato a dei server Qt, il server Nokia, perché ormai Qt è della Nokia, e viene compilato e poi torna indietro. Io non li ho installati, quindi qui non vengono elencati. E comunque noi oggi lavoriamo con desktop, quindi testo parte di qui. Ok, qui sotto Qt version vedete le versioni di Qt installate, perché voi potete avere più versioni di Qt installate contemporaneamente per vari motivi. Ad esempio, ho installato la 4.7.4, che è quella fornita con la mia distro Linux, la 4.8.0, che è quella che era già integrata nel Qt SDK. Anche ancora, è una vostra scelta. Se siete forzati a utilizzare una versione, utilizzate quella. Tipicamente preferite l'ultima, o magari quella di sistema, perché volete usare quella di sistema. Ok, qui dice semplicemente la configurazione di build, come volete configurarlo. Cioè, configurate per ogni versione di Qt, voglio sia la versione di debug che la versione di release. Quindi tutti i possibili SDK che ho installato, tu compila con quelli, oppure ne selezioniamo una. Io ho deciso di selezionare 474. L'ultimissima cosa è questo user shadow plugin. Se volete che tutto il vostro codice oggetto, applicazione finisca nella stessa cartella dove c'è il codice, non selezionatelo. Se invece volete dividere la cartella con i soggetti dalla cartella con gli eseguibili, per motivo di comodità, tipicamente viene fatto perché se dovete spostare il sorgente, almeno non avete in mezzo al sorgente che fa l'oggetto, fa l'eseguibile e altre cose, utilizzate il user shadow plugin. È semplicemente il fatto che crea due cartelle, sorgente, eseguibile. Tutto qua. Io disattivo. Ok, adesso vi viene chiesto di
diciamo, scegliere la vostra classe grafica principale. Diciamo, il progetto GUI viene creato con almeno un widget. Può essere di tre tipi. Dark widget normalissimo, quindi dopo vedremo cos'è comunque. È semplicemente una finestrella vuota, tutto qua. Ha un main window, che come vedete Alessandro la scorsa lezione, eredita dark widget e aggiunge quelle funzionalità che sono il menu in alto, il menu classico tipo file, info, tutte queste cose, e anche una tool button per i bottoni che vi ho fatto vedere prima. Cioè, se volete fare un'applicazione fatta bene, con menu e tutto, utilizzate il main window. Per il nostro esempio useremo semplicemente un widget, perché è una cosa giusto creata al momento. Esiste anche il Q-Dialog per implementare le classiche finestre di dialogo. Ancora una volta, è una Q-Widget ereditata con delle caratteristiche in più. Q-Widget. Vi chiede se volete aggiungere il vostro progetto sotto controllo di versione. Se sapete cos'è, diciamo, semplicemente utilizzate il vostro sistema di versione preferito. Per l'esempio non useremo di niente. Ok. Quindi, vediamo gli altri progetti che sono a fastidio. Bene, come vi ho già fatto vedere Alessandro l'altra volta, abbiamo per tutto il main, che è responsabile di avviare la nostra applicazione, la nostra classe divisa in header e source, che contiene la nostra interfaccia grafica. Ok, allora, prima ho detto dei layout. Vediamo effettivamente come funziona. Se posiziono due bottoni sullo schermo, vedete che risulta già difficile allinearli così. Diciamo, se esiste un modo per poter allineare come nell'applicazione che ho fatto vedere prima, e anche se vedete che si ridimensiona la finestra, no, anche non si muove. Esistono questi quattro tipi di layout. Layout essenzialmente cos'è? Un contenitore, voi inserite gli elementi, io ho aggiunto un layout verticale, e intuitivamente cosa farà? Riorganizzare i vostri elementi in modo verticale. Io continuo ad aggiungere elementi, prendiamo un po' un altro bottone e vedete che lui continua ad aggiungere in modo verticale. Se provo a ridimensionare il layout, vedete? Un attimo che prendo il bordo del layout, ecco qua. Vedete che mantiene l'allineamento verticale, diciamo il modo uguale esiste l'allineamento orizzontale, dove io inserisco e vengono aggiunti in modo orizzontale. Potete, nel layout possono essere contenuti altri layout, quindi se io ad esempio aggiungo questo layout qui, vedete che ho questa specie di combo layout, diciamo così, dove ho come primo elemento a sinistra un layout che tiene degli elementi raggruppati in modo verticale e poi altri elementi. Dopo questi due layout c'è il grid layout, che ancora intuitivamente cosa farà? Se questo è organizzato in modo verticale e questo in modo orizzontale, questo farà una griglia di elementi. Proviamo un po' a spostare i nostri bottoni dentro nel layout a griglia. Adesso lo aggiungo per esempio qua a destra. Vedete che potete lasciare anche dei buchi. Potete fare poi, ancora una volta, il layout può contenere un altro layout. Quindi, combinando in modo diverso questo insieme di layout, potete avere l'effetto grafico che avete visto prima nel mio esempio. Prendiamo ad esempio questo, vedete qua organizzato i due bottoni in modo orizzontale, le tre checkbox in modo orizzontale, oppure ho organizzato questi quattro elementi, quindi il toolbox, il top widget, il toolbox, il tab widget, in layout a griglia, e avete questo effetto grafico che fa la sua propria figura. Ok, esiste l'ultimo tipo di layout disponibile, fate un esempio. Ok? E il form layout. Quindi, ma somiglia un attimino a grid layout. Sì, effettivamente è un grid layout particolare. Serve per quando ad esempio cosa fate?
avete un campo e di fianco la lente per il valore, un campo per la lente per il valore. In generale un campo, diciamo, la descrizione e il campo da inserire. È un layout particolare che serve appunto per raggruppare questo caso particolare. Quindi prendiamo la nostra text editor, gli affianchiamo una line edit, facciamo più di una volta così vedete l'effetto grafico. Allora, io vi ho fatto vedere come fare layout, diciamo, mettendo proprio trascinando il widget layout nella finestra. Ci sono altri due modi possibili. Selezionate i vostri elementi, clic destro, layout, e potete organizzare secondo le layout che preferite. Quindi, layout in una forma layout, adesso si è selezionato tutto. Ok, se lo fate in questo modo dovete, diciamo, non fare magie dietro, dovete organizzare gli elementi in modo che si capisca, perché altrimenti se io lo metto qua, lui pensa, però queste sono su due righe diverse, e quindi lui mette su due righe diverse. Giusto un minimo di attenzione a metterli abbastanza allineati, e poi ci pensa lui. Form layout, vedete che l'unica differenza è il fatto che viene aumentata soltanto la dimensione della line edit, perché tipicamente se io aumento la dimensione, in questo caso particolare mi interessa avere la parte dove c'è scritto cosa il nome, non mi interessa che questa parte sia lunga, mi interessa che sia lunga l'altra parte, e se io aumento la dimensione verticale mi interessa che gli elementi rimangano attaccati, non che come nel caso del form layout questi, diciamo, vengono più spaziati. Diciamo, questo non è graficamente bello da vedere, mentre questo molto di più. Sempre per lo scopo per cui è fatto il form layout. Quindi questo caso particolare di organizzare il widget. Ok, esistono un altro tipo di, diciamo, layout, non è proprio un layout, che sono gli splitter. Insomma, magari il nome non vi dice niente, però se guarda, adesso vediamo cosa sono. Layout in horizontal e vertical splitter, cos'è? La barra in mezzo che permette di oscurare, per spostare questa barra da una all'altra, per visualizzare o tutto il frame di sinistra, o tutto il widget di sinistra e tutto quello di destra. Quindi proviamo ad eseguire l'applicazione così vedete direttamente cos'è. Fin qui avete domande, state provando sui vostri computer? Lo splitter from device. Olè. Se avete domande, ok. Proviamo. Allora, ho detto ok, potete fare layout in questo modo, quindi trascinando layout dentro nella vostra finestra, oppure selezionando elementi facendo clic destro layout, oppure qui in alto non si notano quasi mai, ma ci sono le icone per fare layout. Vedete la orizzontale, la verticale, gli splitter, il form e il grid. Ok. Proviamo a fare una piccola applicazione semplicemente da interfaccia grafica, quindi non scriviamo ancora codice, ma proviamo a farla così, una piccola applicazione che prende il nome, prende il cognome, ci sono due pulsanti, cancella, ok, se schiaccio cancella, diciamo cancella tutto, cancella gli elementi, i contenuti delle due line edit, se schiaccio ok chiude la finestra. Diciamo, l'altra volta Alessandro vi ha fatto vedere questo concetto di signal slot, l'ho fatto vedere scrivendo del codice. Per alcune cose non ha molto senso scrivere codice, come ad esempio questo comportamento, il fatto di cancellare tutto il testo che c'è nella vostra line edit. Diciamo che non ha molto senso farlo dal codice, è una cosa che magari si potrebbe fare direttamente in interfaccia grafica. E in questo caso si può fare. Quindi prendiamo due line edit, prendiamo due bottoni. Ok, adesso dobbiamo organizzarli in modo con il layout. Come possiamo fare? Beh, i primi due, la parte in alto abbiamo detto c'è il form layout dedicato, quindi usiamo direttamente il form layout. Selezioniamoli uno per uno. Layout,
in afroamericano. Perfetto. I bottoni devono stare allineati in modo orizzontale e quindi selezioniamo un layout orizzontale. Il tutto, diciamo, in un layout verticale. Come vi ho detto, ogni widget ha un suo layout interno, nel senso questo widget che vedete disegnato come sfondo a sua volta ha un layout, che è il layout degli elementi che contiene. Quindi il widget allineerà i suoi elementi in modo verticale. Ecco, vedete però che la resa non è bella, perché nel senso questi bottoni li vorrei tutti e due spostati a destra e non vorrei che ci sia questo spazio in alto. Ci sono altri due elementi che permettono di, diciamo, sistemare questi piccoli effetti che sono brutti da vedere, che sono gli spacer. Diciamo, come ho fatto prima, se io organizzo in modo verticale, mi piacerebbe che questi due siano spostati tutti a destra e che questi due siano spostati il più in basso possibile. Quindi, molto intuitivamente, lo spaziatore cosa fa? Inserisce uno spazio. Quindi, rompiamo questo layout, che vuol dire praticamente tolgo il layout da questi due bottoni. Inserisco uno spacer, e cosa farà? Si espanderà in modo dinamico per occupare lo spazio. Quindi, il risultato cos'è? Che ci terrà i bottoni allineati a destra. Così. E poi abbiamo detto che dobbiamo spingerlo in basso. Cosa facciamo? Se esiste lo spaziatore orizzontale, metteremo quello verticale nel mezzo. Proviamo a rifare il nostro layout verticale e vedete che adesso la resa grafica è decisamente migliore. Una classica finestrella dove potete inserire due campi. Ok, adesso vogliamo fare che questo bottone, qua scriviamo il nome, cancella tutto. Ok, quindi se schiaccio cancella tutto, cancellerà gli elementi di queste due line qui. Se schiaccio ok, chiuderà la finestra. Alessandro vi ha fatto vedere che voi potete, potete scrivere il codice di uno slot, poi andando sul punto slot, selezionate clicked e poi scrivete il vostro codice. Esiste un altro modo per collegare segnali e slot. Diciamo un modo molto semplice, non so se si vede qua in alto, ci sono questi quattro pulsanti. Allora, il primo a sinistra permette di editare il vostro widget, quindi modificare layout, aggiungere e togliere widget. Adesso ci focalizziamo sul secondo, che è Edit Signal Slots. Ci permette di editare segnali e slot in modo grafico. Quindi abbiamo detto, vogliamo che quando viene schiacciato cancella tutto, dobbiamo cancellare questa line edit. Vedete, molto intuitivamente se è la freccina, colleghiamo il segnale di cancella tutto a uno slot della nostra line edit. Che segnale gestiamo? Il clicked, quale slot li colleghiamo? Clear. Clear per la line edit cancella il contenuto. Facciamo per il primo, facciamo per il secondo. Perfetto. In questo modo, quando noi schiacceremo cancella tutto, sono stati collegati il segnale clicked per cancella tutto, è stato collegato allo slot clear di tutte e due le line edit. In modo grafico, diciamo, per queste cose non ha senso scrivere del codice, sono abbastanza intuitive. Abbiamo detto che quando schiacciamo ok vogliamo che la finestra venga chiusa. Lo slot da ricevere è la finestra del widget che c'è sotto, vedete che, non so se si vede, ok? Questo diventa un collegamento a massa, diciamo, è un modo grafico per dire prende uno slot del widget sotto. Quindi clicked, vedete che qua però non c'è niente. Se leggiamo qua, mostra i segnali slot che vengono ereditati dal widget. Diciamo, widget di per sé non aggiunge niente a widget, perché è widget stesso. Quindi vogliamo vedere le cose interne di widget. Ok? Vedete che c'è molto intuitivo lo slot close. Quindi lo vediamo quando è stato schiacciato questo bottone, lo slot è close del nostro widget. Ok, quindi avete visto che abbiamo editato i nostri segnali slot in modo grafico. Proviamo a compilare l'applicazione e lanciarla. Ok, io scrivo qualcosa, cancella tutto, vedete che è stato cancellato tutto. Faccio ok, la mia finestra chiusa e il programma è terminato.
per queste cose semplici vale la pena utilizzare questo sistema, perché altrimenti cosa avrei dovuto fare? Creare lo slot come funzione, dentro lo slot scrivere quella, dire alla mail cancellati, per una cosa del genere vale la pena collegarlo graficamente. L'ho fatto io ad esempio nel mio esempio per il dial, vi ho fatto vedere quando muovevo la botellina cambiava in automatico sia i due slider che il display. Come una volta è semplicemente una riga di codice, cioè cambia quel valore e scrivo dall'altra parte, e quindi tanto vale farlo in questo modo. Qui adesso graficamente non si capisce molto più tanto perché il proiettore è una risoluzione bassa, ma qui in basso vedete chi manda segnale, chi lo riceve, chi manda segnale, quale segnale, chi lo riceve, quale slot lo riceve. È il classico, la classica connect scritta in modo un po' più grafico. Ok, torniamo alla nostra widget di prova. Quindi abbiamo detto, la prima modalità è quella di edit del widget, la seconda è quella di edit degli slot. Passiamo un attimo alla quarta. Vedete questi numerini? Questi numerini indicano l'ordine. Quando voi schiacciate tab in una finestra, automaticamente il focus, vi si sposta da un elemento all'altro. Sapete cos'è? Questi numeri indicano l'ordine, cioè prima se sono qui, poi mi sposto, in questo caso all'inizio parto da qua, poi mi sposterò su, poi andrò su ancora, poi tornerò giù. Potete organizzarlo come volete, il modo più logico è 1, 2, 3, 4. Questo schema è abbastanza intuitivo, però per interfacce un po' più complesse magari volete prima fare tutta la colonna a sinistra, oppure andare in orizzontale. In questo modo potete definire l'ordine in cui per cui schiacciando tab il focus che si sposta. La terza modalità è quella edit body. Adesso torniamo un attimo nel widget. Associato ad ogni label, questa è una label, è un semplice testo, associato ad ogni label voi potete mettere uno shortcut. Come si fa? Magari è una cosa che vedete tranquillamente nei menu. Vedete la F sottolineata? Se io faccio Alt F, automatico mi seleziona quello. Vedete ad esempio, la P sottolineata? Se io schiaccio P, adesso automaticamente farà partire la stampa. Potete fare questo comportamento semplicemente mettendo una commerciale davanti alla lettera che volete selezionare. Quindi qui abbiamo file, ci sarà scritto e commerciale file, in modo che lui capisce che la F è la vostra porto shortcut. Lo attivate facendo Alt quella lettera. Un modo comodo per non utilizzare il mouse, perché tipicamente se volete muovere il menu e sapete questi shortcut siete molto più veloci. Quindi associamo, qui mettiamo qualcosa di sensato, nome, voglio richiamarlo con faccio cognome, intuitivamente cognome, eseguiamo. Apro un esempio che ho già appunto perché non so perché non funziona. Dovrebbe essere questo. Vediamo. Mi dispiace, ma questo disco pull mi è sconosciuto. Scusate, ma non riesco a capire perché c'è questo disco pull che non fa funzionare. Poi, comunque, l'idea è quella. Se mettete questa commerciale davanti, voi potete fare questo effetto che col vostro shortcut attivate direttamente la funzione. Allora, ecco,
novità era proprio detto, allora, questa qui che abbiamo visto in Basis serve per collegare una label ad una line edit. Diciamo, io vi ho fatto vedere che se voi schiacciate nel menu l'altro shortcut automaticamente vi apre il menu. In questo modo cosa fate? Quando voi schiacciate il vostro shortcut porta il focus in automatico sulla vostra finestra, sulla vostra line edit. Questo è il modo, diciamo, grafico semplicemente per abilitare tutte le funzionalità della tastiera un po' avanzate. Ok, diciamo, queste sono... Aspetta un attimo, perché non funziona niente. Ragazzi, 5 minuti non ci sono di qua, ho risolto questo problema, se no non andiamo avanti. Appena il disco qui è stato risolto, non ho quale idea di cos'era, ma fa niente. L'importante è che sia stato risolto. E che pure almeno una lettera. Ok, allora adesso la chiocciola le commerciale funziona. Si vede che il disco vuoto lo rifà lui. Quindi adesso non funziona già più. No, ecco. Allora, vedete che io ho messo una chiocciola davanti a nome e viene sottolineata la N. Quindi in questo modo quando trovo Alt N, avendo collegato quel label all'edit, automaticamente il focus passerà a questa line edit. Faccio lo stesso per il cognome. Ok. Torniamo nella modalità edit buddies. Quindi ho collegato il label nome alla line edit corrispondente. Adesso per il cognome. Adesso proviamo a vedere se funziona. Quindi mi metto su cancella tutto. Vedete che il focus non è sulle due line edit. Alt N e non funziona. Alt N e ci sono. Adesso faccio Alt C e torno sotto. Ok. Questo è un modo grafico, diciamo, un modo per facilitare, come ho detto, le combo da tastiera. Può essere, diciamo, questa interfaccia non è molto utile perché sono due campi. Magari interfacce un po' più complesse può valere la pena pensarci a queste cose. Ok, questo diciamo era un esempio su come si costruiscono interfacce grafiche con l'editor Quick Designer. Ok, abbiamo visto prima, diciamo molto velocemente, la visualizzazione dei dati. Adesso facciamo un esempio per esplorare questa funzionalità. È una funzionalità molto importante perché ci trova molto spesso a visualizzare i dati, a volte anche in modi che uno può, diciamo, non immaginare. Prima dobbiamo spiegare un po' di cose perché è un argomento abbastanza complesso. Come abbiamo visto ci sono tre tipologie di widget per visualizzare i dati. In un modo a modo di lista, con la list view e la list widget, organizzati in tabella, come albero, volendo c'è anche la column view che assomiglia un po' all'esplorazione file del Mac. Diciamo, è stato fatto più che altro per vedo delle facce un po' schifate, è stato messo appunto perché essendo più un framework multipiattaforma, se nel Mac diciamo il modo è quello, devo avere qualcosa che diciamo mi simuli questo comportamento. Come vedete esistono due versioni, quella view e quella widget. Cosa cambia? Cambia sul modo in cui vengono gestiti i dati. Quelle chiamate widget gestiscono i dati, diciamo, più si chiama item based. Quelle con scritto view, i dati vengono gestiti in modo model based. Adesso vediamo cosa vogliono dire le varie modalità. Item based è il modo più semplice possibile. La vostra list widget, table widget, contiene tutti i dati responsabili della visualizzazione, della modifica, di tutto. È un singolo elemento che ha i dati dentro i dati e li visualizza. Diciamo, è utile quando dovete visualizzare pochi dati che avete disponibili al momento. Non è adatto per visualizzare cose un po' più complesse. Se ad esempio la vostra sorgente di dati è, che so, una tabella di un database, questo modo non è, diciamo, il più efficiente perché dovete fare le query, poi dovete fare le query per prendere i dati, dovete aggiornare direttamente nell'oggetto dove salvate i dati, può essere abbastanza complicato. E un'altra cosa, diciamo, questo creare, visualizzare i dati in modo creativo, poi vedremo dopo cosa vuol dire. Diciamo, l'unica cosa che dovete tenere conto di questo è che è un contenitore semplice per fare le cose in modo veloce.
quello un po' più elaborato sfrutta il pattern MMC. Vi vuoi conoscere più o meno di cosa stiamo parlando? Sì, ok. Diciamo, l'idea è quella di separare il problema in tre diversi aspetti. Una parte che gestisce i dati, che viene chiamata model, una parte che li visualizza, che viene chiamata view, e una parte che si occupa di gestire le interazioni dell'utente, che viene chiamata controller. Questo permette una maggiore flessibilità, perché abbiamo separati la parte che legge i dati dalla parte che li visualizza, è separata ulteriormente dalla parte dove vengono effettuate le modifiche. Qt utilizza, diciamo, un qualcosa di simile a parte della MVC che viene chiamato Model View Delegate. Diciamo, il concetto è tutto simile, cioè il fatto di separare queste tre parti in modo da gestirle in modo più efficiente. Questo grafico, diciamo, dovrebbe farvi capire un attimino qual è l'architettura che ci sta sotto. Questo cerchio dentro i dati sono effettivamente i dati. Possono essere qualsiasi cosa, una lista, una tabella di un database, il vostro file system, qualsiasi cosa. I dati vengono gestiti esclusivamente dal model. Quindi un model è l'entità che si occupa di prendere i dati, in qualsiasi formato sono. La cosa importante è che fornisce un'interfaccia comune al delegate e al view. Quindi l'idea è, non mi interessa cosa c'è sotto, tu model devi fornirmi un'astrazione. Cioè, tu model devi fornirmi praticamente delle funzioni che sono totalmente, prendi il dato alla tot riga, alla tot colonna, così via, che vengono utilizzate dal view e dal delegate. Il view cosa fa? Prende questi dati dal model e li organizza in un certo modo. Per esempio, lista, come li organizza? Come una lista. Tabella, come li organizza? Come una matrice di elementi. Albero, come un albero. La novità, quindi la particolarità di Qt è questo delegate. Il delegate è responsabile di renderizzare ogni elemento. Voi potete pensare, ma un elemento come lo renderizzo? Se è una stringa, la scrivo. Se è un numero, scrivo un numero. Non necessariamente, perché diciamo, quello è il comportamento normale. Però potete fare veramente qualsiasi cosa. Voi avete un dato, volete visualizzare a partire da una stringa col nome di un colore e colore. Fate un delegate che, dato la stringa col colore, visualizza il colore e avete fatto, magari se organizzate il tutto in una tabella, avete fatto, che so, un'immagine. Potete combinare questi tre elementi in modo indipendente. Nel senso, potete avere un model che prende dati in un database, che sono 0 e 1, che li manda una vista tabella, e il delegate appunto disegna un pixel nero o un pixel bianco per fare un'immagine. È un modo un po' strano per visualizzare l'immagine, però è possibile farlo in questo modo. Diciamo, viene utilizzato, se avete utilizzato qualche altro grafico, questo è un pattern molto ricorrente, perché appunto permette di separare la parte di gestione dei dati dalla parte di visualizzazione, che tipicamente non devono mischiarsi, perché nella vostra visualizzazione dei dati non dovete avere le query sul database. Diciamo, dovete separare queste cose, altrimenti fate una classe che utilizzate per un singolo caso specifico. La volta dopo che dovete riutilizzare, cosa fate? E scrivete tutto da capo. Invece in questo modo, diciamo, permette di scrivere codice modulare e riutilizzarlo. Con un'ottima demo, vale più di tante parole. Quindi proviamo un esempio. Ok, qui ho già disegnato un widget solo per una questione di tempo, perché creare layout può portare via un po' di tempo. Sulla sinistra abbiamo la colonna, diciamo, dei nostri widget item based. Ne ho messo solo uno, che è una semplice, come vedete qua in basso, qui vedete una item list view. Cioè, semplicemente questo è un item based, quindi i dati sono contenuti all'interno di questo widget e vengono organizzati come una lista. Qui invece abbiamo i tre tipi di dati, tutti i tipi di, diciamo, di view che sono disponibili, che sono la view che organizza secondo una lista, secondo una tabella e secondo un albero. Qui in basso c'è questa piccola questione da edit che mi permette di inserire un elemento nella mia lista. Vediamo il codice un attimino, così ci chiariamo le idee. Ah, ok, ancora una volta. Come ho fatto in questo caso, serviva scrivere del codice.
quindi ho collegato il pulsante aggiungi con uno slot. Praticamente cosa ho fatto? Ho avuto slot, quando il pulsante viene cliccato io faccio questa azione. Vediamo un po' lo tutto. Ok, abbiamo detto che la nostra item based, gli elementi sono contenuti all'interno del nostro widget. Quindi, come potete vedere, io leggo il testo della mia line edit, quindi UI lo troverete sempre all'interno di una classe che avete creato, che è una classe che rappresenta l'interfaccia grafica, e contiene, è una classe che contiene tutti gli elementi del vostro widget. Quindi in questo caso conterrà tutti questi elementi che io ho creato. Quindi, conterrà anche in particolare la mia item, questo elemento scritto qua, item line edit. Diciamo, come vi ho detto Alessandro l'altra volta, voi potreste scrivere anche la parte di grafica dal codice, cioè potete scrivere tutto il codice che crea la vostra interfaccia grafica. È scomodo, esiste questo strumento che è molto potente, permette di farlo veloce. Praticamente usiamo, cosa genera? Genera questa classe che contiene tutti gli elementi grafici, tutti gli oggetti che sono dentro in questa finestra. Ok, allora eravamo nel codice. Quindi UI, prendo il mio item line edit che conteneva il campo che era la line edit dove io inserisco il valore da inserire nel mio list widget. Prendo il testo. Text è una funzione che, come c'è scritto qua, tiene il testo della line edit. Okay. Creo un list widget item che intuitivamente è un elemento della mia list widget. I nomi sono molto intuitivi, sono fatti apposta per essere ricordati molto facilmente. Lo creo e poi lo aggiungo. Notate che io lo aggiungo direttamente nel view. Io aggiungo il mio elemento nel view. Se proviamo, sono ancora l'esempio prima. Se proviamo il nostro esempio, cosa succede? Io scrivo qualcosa in quel campo, lo aggiungo e viene inserito nella lista. Proviamo, ciao, inserito, ciao 2, inserito. Vedete, questo sono tre righe veramente semplici per inserire il codice. Come vi ho detto, se dovete fare qualche cosa che non ha dietro dei dati strutturati in modo abbastanza complesso, queste cose veloce, si può fare praticamente così. Diciamo, questo potrebbe essere scritto in una riga sola, l'ho splittato su tre semplicemente per chiarezza. Mentre adesso andiamo a vedere i model based. Model based, come dice la parola, sono basati sul model. Quindi abbiamo bisogno del nostro model. Qt fornisce diversi model di default che, diciamo, permettono di interfacciarsi su diverse strutture dati. Quello che ho utilizzato nell'esempio, diciamo, per semplicità, è un QString list model. Quindi una lista di stringhe viene gestita dal model. Ne esistono già implementati altri, come ad esempio il file system model, con un nome simile, che astrae tutta la struttura del vostro file system, oppure uno che è completamente una tabella di un database, oppure, e ce ne sono anche altri. Come vedete, allora, qui lo dico, siamo nel leader, quindi ho dichiarato che esiste. Puntatore, quindi come vi ha spiegato Federico la prima volta, dovete usare la new per creare l'oggetto. Quindi, nel costruttore ho creato il mio nuovo string list model. Ricordatevi che quando c'è la new, da qualche parte dovete mettere anche la delete, perché altrimenti avete dei memory. Ok, la nostra vista, abbiamo detto, la nostra view, le nostre view, devono avere un modello su cui basarsi, perché non contengono i dati. Quindi devo dirgli da quale modello vanno a prendere i dati. Si fa intuitivamente con set model, gli dico il modello che ho creato prima. Vedete che io sto assegnando lo stesso modello a tutte le view. Quindi cosa succede se io cambio qualcosa nel modello? Cambieranno tutte le viste. Se io cambio un elemento del modello, in automatico tutte le view verranno aggiornate. Adesso lo vediamo dall'esempio, che funziona effettivamente così.
Diciamo, il fatto di avere questa struttura organizzata in questo modo è comodo. Se avessi dovuto farlo nell'altro modo, bisognava creare tre diverse view, ognuna tre diversi widget, in questo caso. Ognuna aveva i suoi dati, quindi bisogna gestire la replicazione dei dati tra i più widget. Bisognava gestire l'aggiornamento, non... Cosa è successo? Mi è sparito qualcosa, prima ho lanciato e funzionava. Scusate, più mi è scappato un po' più incolla. Dicevo, se voi avessi dovuto farlo in un altro modo era molto più difficile da gestire, questo perché non è pensato per quello scopo del widget, quel list widget, è fatto per azioni molto semplici. Ok, quindi adesso inserisco come prima, inserisco ancora ciao, e vedete che viene inserito in tutti, perché queste view si basano sullo stesso model. Se io modifico un dato, cosa succede negli altri? Rimane uguale, secondo voi? Cambiano. Io scrivo ciao e viene cambiato. Dite, fino a qua, dite, ma non ha molto senso la cosa, nel senso, ok, ho il modello che ho più viste, vabbè, non è molto significativo. Ricordate che c'è anche il delegate. Io in questo caso non ho detto niente riguardo al delegate. Se non dite niente, viene usato quello di default, che è, se c'è una stringa, che copia la stringa, in generale tu converti a stringa il valore che gli date. Quindi, se io scrivo qui, nella linea di è già una stringa, quindi la conversione non viene neanche fatta. Potete impostare un diverso delegate per la vostra particolare view. In questo caso io volevo fare che cosa? L'esempio che vi ho detto prima. Data la stringa, io non la interpreto come stringa, ma come il colore. Il colore. Scrivo red, voglio vedere il colore rosso. Proviamo a farlo. Come prima. Qui ho settato il model. In che modo setterò il delegate? Sarà set delegate? Sì, set delegate è esattamente quella funzione. Quindi, facciamo ad esempio per la lista, model list view, set item delegate. Io ho già creato un mio delegate che è il color delegate, e come vi ho detto, prende il valore, qui potete vederlo, mi scappo lo zoom. Ok, lasciamo perdere queste parti qua che sono abbastanza interne, che purtroppo non abbiamo tempo per spiegarle. Comunque, intuitivamente, prendo il colore e cosa faccio? Prendo il dato, lo converto a stringa, questo Qcolor supporta il fatto di creare un colore a partire dal nome e io ho il mio colore. Se il colore è valido, perché uno potrebbe scrivere ABCD, non è un colore. Se il colore è valido, bene, riempio il rettangolo, quindi la parte di testo, dove la parte di widget dove viene scritto del testo, diciamo dove viene renderizzato l'elemento, cosa faccio? Riempio il rettangolo col colore selezionato, altrimenti ti scrivo invalid color. Quindi impostiamo questo color delegate. Ok, quindi la mia list view visualizzerà gli elementi, tutti gli elementi con questo color delegate. Quindi le altre continueranno a stampare il testo che scrivo, mentre questa farà quello che il delegate gli dice, cioè stampa il colore. Adesso compiliamo e eseguiamo. Avete qualche domanda su queste parti? Perché effettivamente sono, spiegare così velocemente non è il massimo, sono concetti un attimino da digerire. Se avete qualche domanda fatela pure. Ok, proviamo a scrivere una stringa che non ha senso, invalid color. Proviamo a scrivere red e vedete che è colorato di rosso. Sotto qui viene comunque scritto dentro red, però l'elemento internamente viene renderizzato col color delegate. Quindi se riesce a interpretare questo red come colore, mi stampa il color. Proviamo a farne un altro. E così via. Vedete che potete sbizzarrire quanto volete a fare i vostri delegate.
Per esempio, se guardate nel Quiz Demo, che è una... non ve ne ha parlato Alessandro, comunque, insieme al Quiz SDK ci sono tantissimi esempi. Questi esempi li potete trovare direttamente in Pipireto, Demos and Examples. Diciamo, sono molto didattici, quindi vengono spiegato piano piano e con dettaglio le varie funzionalità. Ad esempio, un esempio che usa in modo particolare questa funzionalità dei delegati, diciamo così, fantasiosi, è quella di appunto visualizzare un'immagine in una tabella. Il model è un model creato a partire da un'immagine, quindi io leggo un'immagine, il model cosa fa? Estrae questa immagine come una tabella. L'immagine, sapete tutti che è una matrice di pixel, e lui cosa fa? Ogni pixel, quando la view gli chiede dammi l'elemento 00, lui gli ritorna il pixel 00. Potete usare questo sistema per fare qualsiasi cosa. Nell'esempio di prima, cambiando nella tabella il colore. Cambiando il model. Sì, giusto, bravo. Cambiando il model. Cambia anche. Certo. Perché sono diciamo, si basano sullo stesso model. Quindi tu aggiungi un dato nella view, il delegate lo propaga. Torniamo alle slide, vedete che il delegate è responsabile di aggiornare il model. Il model poi cosa fa? Dice alla view che il dato è cambiato. E la view lo renderizza nel modo per cui è settato. Sì. Posso mettere più di un delegate sulla mia figura? Nel senso tipo voglio scrivere dentro la roba, quello che serve colorarla di giallo per dire. Sì, allora, come io ho usato questa funzione che è set item delegate. Tu poi se puoi, ce ne sono altre che permettono di settare le date for row e for column. In questo caso è una lista, tu dici voglio settare per la riga 0 un certo delegate, per la riga 1 un altro, puoi farlo con la set for row. Se sei in una matrice magari vuoi che la colonna 0 sia visualizzata in un modo, la colonna 1 in un'altra, for row from column. In questo modo poi sì, esatto, ogni elemento può avere il suo specifico delegate. Tranquillamente. Se avete altre domande? Diciamo questo. Non vi aspettavate che da una semplice tabella si possa tirare fuori, non so, un'immagine o qualcos'altro. Appunto questa è la potenza di questo metodo, che non è sfruttabile in quell'altro basato su widget. Quell'altro, diciamo, col suffisso widget. Ok. Bene, questa era, diciamo, una funzione abbastanza importante del framework grafico, perché la ritrovate spessissimo in altri framework. Diciamo, il pattern MVC è utilizzato moltissimo, appunto perché permette di fare queste cose molto, molto avanti. Bene, fino adesso abbiamo esplorato, se vi ricordate Alessandro vi ho fatto vedere l'elenco dei moduli Qt, soltanto due moduli, il Qt Core e il Qt GUI. Ne esistono tantissimi altri. Oggi, diciamo, per motivi di tempo, dato che ho solo mezz'ora, guarderemo il Qt Network e il Qt Web. Diciamo, secondo me bene sono due che si prestano bene ad un esempio interattivo. Giusto per dire cosa sono, Qt Network permette un modulo per la programmazione di rete, partendo dai socket, quindi proprio socket a livello, potete scrivere dentro un socket UDP, sia per farlo sia lato client lato server, fino ad arrivare a funzionalità un po' più avanzate come FTP ed HTTP. Ricordiamoci inoltre che c'è pieno supporto a SSL, diciamo, viene utilizzata la libreria OpenSSL, e le funzionalità FTP e HTTP sono, diciamo, avanzate, perché è possibile, viene gestita una cache, vengono gestiti i cookie, è possibile impostare ad esempio i proxy. L'anno scorso Politecnico usava il proxy, quindi avrei dovuto usare il proxy, in questo caso non si è usato. Un altro modulo importante è tutti i WebKit. WebKit, magari come nome dovreste già conoscerlo, è un motore di rendering per il web, e questo Qt Web che è basato appunto su WebKit, come dice il nome stesso. È il motore forse più importante, diciamo, più utilizzato tutt'oggi, perché è utilizzato da Google Chrome, Safari, relative versioni mobile di Android, Nokia stessa lo usa per i suoi smartphone. E non è un motore di rendering giocato, nel senso non è una cosa che serve giusto per far vedere due cose in HTML. Supporta
bene HTML5, CSS3, SVG, JavaScript, addirittura nelle ultime versioni supporta anche web storage e SQL database lato client e supporta anche plugin esterni. Se proprio volete far andare flash, vi funziona. Demo. Adesso proveremo a scrivere un'applicazione da zero. Adesso, cioè, anche l'altra volta vi sono state fatte vedere le applicazioni già fatte. Oggi finalmente proveremo a vedere un'applicazione scritta da zero. Quindi, file project, come una volta facciamo un'applicazione GUI. Facciamo net. Lasciamo come prima che andava bene. Facciamo un quiz perché non abbiamo delle grosse pretese. Ok, allora l'idea di questo esempio è, dato un URL, io voglio scaricare il suo contenuto. Voglio visitare google.com, voglio vedere cosa effettivamente vede il mio browser, cioè proprio il testo della pagina HTML. Ok, quindi cosa ci serve? Allora, l'edit per visualizzare, per inserire l'URL, una text area, per diciamo una plain text area per visualizzare il contenuto della pagina e un bottone con download. Quindi semplicemente tre elementi, andiamo in edit, la posizioniamo, una plain text edit e un bottone. Ok, adesso sappiamo come si disegna, come si fanno i layout. Quindi, come prima, voglio il bottone allineato a destra, quindi metto uno spaziatore per tenerlo a destra, uno spacer. Ok, diciamo che un layout a griglia è migliore per questo tipo di esempio. Come vedete, rimane tutto bello allineato. Ok, diamo dei nomi sensati alle nostre, ai nostri visitor, altrimenti non li troviamo più. Quindi, borderline, facciamo vorrei edit. Qui scriviamo Paolo da 2. Allora il bottom. Ok, allora l'applicazione abbiamo detto mettiamo l'URL in alto, quando schiacciamo download vogliamo scaricare la pagina. Quindi, come vi ha fatto vedere Alessandro, go to slot, clicked, ok, e lui in automatico ci ha creato il nostro slot. Bene, adesso dobbiamo scaricare la nostra pagina. Vi ricordo che Qt Creator ha l'help integrato, quindi semplicemente andando sotto help, e io l'avevo già selezionato prima, Qt Network Module, vediamo effettivamente cosa c'è all'interno del modulo Qt Network. Bene, come vi ho detto, ci sono i socket a livello proprio i socket, potete scrivere direttamente nei socket, in questo caso non li trattiamo perché proviamo a scaricare una pagina HTTP. Queste sono la parte relativa alla SSL, il resto sono le cose che interessano a noi. Diciamo il punto di ingresso per tutta la comunicazione di rete se si è fatta HTTP, diciamo HTTP, è il Network Access Manager. Come dice la parola stessa, è il manager che gestisce, diciamo, gli accessi alla rete. Vediamo le sue funzioni, sono molto intuitive. Se conoscete il protocollo HTTP, capite subito GET, PUT, ADD sono direttamente i metodi HTTP. Quindi io faccio una GET, è equivalente per la GET HTTP, POST, ADD, così via. Cioè qualcuno non conosce il protocollo HTTP? Ok. GET. Come vedete è abbastanza intuitivo anche la funzione. Cosa faccio? Cosa faccio? Faccio una GET su una richiesta di rete. Cosa ottengo? Una risposta di rete. Vedete, molto intuitivo, i nomi sono scelti apposta in modo da essere ricordati facilmente. Ok, quindi dobbiamo avere una richiesta di rete. Come fate una richiesta di rete? Vediamo se il costruttore. Noi dobbiamo costruire un oggetto richiesta di rete, abbiamo, dobbiamo invocare un suo costruttore, diciamo istanziarla tramite un costruttore. Ok, i costruttori sono questi tre. Costruttore vuoto, scusate, questo è il distruttore, quindi niente. Questo è il costruttore che viene chiamato di copia, cioè costruisco una richiesta di rete a partire da un'altra.
non ci serve, dobbiamo costruire la gestione. Vedete che questo è, anche questo è molto intuitivo, richiesta di rete su un curl, esattamente quello che vogliamo fare. Quindi adesso vediamo come è fatto un curl, come sarà fatto un curl. Semplicemente devo dargli la stringa con lui. Come vedete dall'esempio, curl è tipo curl. Quindi ricapitolando, dobbiamo usare il nostro network access manager, fare una richiesta get su una richiesta di rete. La richiesta di rete ha bisogno di un URL, l'URL è quello che prendiamo dalla variable init. Quindi noi prendiamo il testo della variable init, lo mettiamo in un curl, il curl lo mettiamo in una richiesta di rete, facciamo la get sulla richiesta di rete. Questo piccolo castello di variabili, però dobbiamo farlo. Ok, come in ogni programma C++, se usiamo qualcosa dobbiamo ricordarsi di aggiungere l'include, perché altrimenti non trova la definizione della variabile qui. Per semplicità io adesso includo tutto il modulo cutineto, okay? In questo modo non devo ogni 3 secondi tornare avanti e indietro aggiungere l'iter giusto. Cosa vuol dire includere tutto cutineto? Semplicemente includi tutte le classi del mondo. Un'applicazione reale, diciamo, includete soltanto l'iter necessario, perché altrimenti i tempi di compilazione aumentano senza aumentano e basta senza portarvi nessun vantaggio. Ok, abbiamo detto. Abbiamo bisogno del testo scritto dentro nella nostra line edit. Quindi facciamo un string data. Come ho detto prima, UI è sempre la variabile che contiene tutti gli elementi della nostra interfaccia grafica. Quindi UI, punto, abbiamo chiamato pure la edit la nostra line edit, punto text, punto text, e qui dentro abbiamo l'URL scritto dal nostro utente. Poi dobbiamo creare un curl. Quindi curl, abbiamo visto qui, si vede, qui viene fatto il riassunto dei possibili costruttori che si possono utilizzare. Curl vuoto, non ci interessa, costruisce un curl vuoto. Questo curl che riceve una stringa con l'URL, questo è quello che interessa a noi. La stringa è esattamente questa che abbiamo estratto da inedit e abbiamo il nostro link. Un network request, la nostra richiesta di rete viene fatta su cosa? Sul nostro home. Perfetto. Adesso vi ho detto che il punto d'ingresso è il network access manager, quindi prima di tutto dobbiamo crearne uno. Visto che il network access manager serve per tutte le richieste di rete, diciamo, è una variabile che non può essere creata qua e morire appena finita la funzione. Dobbiamo dichiararla all'interno della classe. Ancora una volta, include l'ho dichiarato puntatore, quindi devo inserire la variabile con la new. Quindi manager uguale access manager. Ok, come ho detto prima, manager.get la mia richiesta di rete, request. Abbiamo detto che mi restituisce una network reply. Reply, la chiamiamo banalmente anche questa. Reply. Ok. Ecco, adesso secondo voi questa reply contiene già tutto il contenuto della risposta, cioè tutto l'URL, tutto il contenuto dell'URL che avete scaricato? Intuitivamente, secondo voi? Chi dice che contiene tutto il testo? Nessuno. Avete ragione. Perché, come ho spiegato Alessandro alla prima lezione, Qt usa il segnale di slot, quindi un modello, diciamo, ad eventi.
ferma il fatto di avere qui tutta la risposta. Vorrebbe dire che questa funzione get rimane bloccata finché tutta la richiesta di rete non è finita. Non ha molto senso, perché si blocca l'esecuzione in attesa ad esempio della rete. Quindi sfruttando più, diciamo, in modulo connetto, sfruttando questo sistema di segnali e slot, cosa fa? Noi diciamo, fammi la get su questa richiesta di rete. Quando è finita, verrà generato un evento. Noi cosa facciamo? Colleghiamo un nostro slot a quell'evento. Quindi, tornando un attimino alla documentazione. Allora, siamo con l'Apple Manager, vediamo i segnali ed effettivamente c'è il segnale finito. Quindi il network access manager, una volta che ha finito questa richiesta di questa, diciamo, che questa network reply è pronta, genera questo evento. Noi cosa facciamo? Colleghiamo il nostro slot a questo evento e siamo a posto. Quindi adesso vedremo anche per la prima volta il fatto di creare uno slot a mano e collegarlo a mano. A mano nel senso dal codice, perché prima abbiamo visto tante interfacce grafiche e lo resto. Allora, dobbiamo prima di tutto dichiararlo. Quindi, il nostro slot finished, diamo un nome, diciamo download finished. Ok. Adesso dobbiamo scrivere il codice di questo slot. Prima di scrivere il codice, cosa dobbiamo fare? Diciamo, qui non c'è il collegamento automatico degli slot come avete visto, come ha fatto vedere Alessandro. Dobbiamo proprio collegarlo con la funzione connect. Quindi colleghiamo connect. Qui la sintassi per questa funzione serve 4 variabili, che sono chi manda segnale, quale segnale manda, chi riceve il segnale, quale segnale, chi riceve il segnale, quale slot viene collegato. Allora, il segnale lo manda al manager, un network access manager. Quale segnale manda? Qui vedete che avete l'autocompletamento, è una funzione molto importante, perché ricordarsi a memoria oppure stare lì a scrivere ogni volta la funzione è abbastanza difficile. Abbiamo detto segnale finisce. In questo caso chi riceve questo segnale? Secondo voi? Io ho creato lo slot dentro in questo widget, quindi chi riceve il segnale è this. This è il C++, Federico mi cosa l'ha spiegato, è un puntatore all'oggetto corrente. Se siete dentro un certo oggetto, this è un puntatore a quell'oggetto, a voi stessi, all'oggetto, diciamo, all'oggetto dentro la funzione. Quindi this, lo slot è download finished. Ok, quindi quando il nostro manager lancerà questo evento verrà catturato da questa nostra funzione. Ok, allora qui abbiamo la nostra richiesta di rete, la nostra risposta di rete. Allora, la risposta di rete contiene un campo che si contiene un campo, una funzione che ci restituisce lo stato error. Dobbiamo controllare che effettivamente sia andato a buon fine, altrimenti non ha senso stampare una richiesta che non è andata a buon fine. Quindi, se è uguale, allora, vediamo effettivamente cosa vogliono dire. I possibili esiti della richiesta di rete sono contenuti in questa enumerazione. Le enumerazioni sono identiche a quelle del C, quindi una serie di elementi che viene creata appunto per questi scopi, cioè elencare una serie di possibili eventi come questo campo. Vediamo che il campo no error, dice la parola stessa, non c'è stato nessun tipo di errore. Questi sono i possibili casi di errore. Noi ci interessa sapere soltanto se è andato a buon fine. Quindi, se l'errore è uguale a no error, quindi non c'è stato errore, facciamo qualcosa. Altrimenti faremo un'altra cosa. Cosa vogliamo fare nel caso in cui non sia andata a buon fine la richiesta? Potremmo stampare un messaggio video. Diciamo,
la cosa più odiosa possibile è quel classico Cuba che esce fuori col suono dicendo errore, qualcosa, facciamo, tanto è giusto, è un attimo Paolo. Questi adesso vedete, se non avete capito di cosa sto parlando vedete subito, esiste una classe del modulo GUI che si chiama QMessageBox, che semplicemente fa fare diciamo, questi piccoli pop-up a schermo con dentro scritto un messaggio. Noi cosa scriviamo? Un message box, diciamo warning, che mette il triangolino giallo con punto esclamativo, metto come titolo della finestrella error e poi metto download field. Ok, nel caso invece in cui la richiesta è andata a buon fine, il mio reply contiene effettivamente il contenuto della pagina. Posso prendere il contenuto della pagina facendo reply per redoll. Come vi ha detto Alessandro l'altra volta, redoll legge tutto l'evento, quindi se è una pagina grossa, caricate in memoria tutto il contenuto. Per l'esempio si fa perché è veloce. Diciamo, in un caso reale dovreste copiarlo mano a mano, altrimenti le preoccupazioni di memoria sono un po' alte. Ovviamente per pagine grosse, se no non ha senso. Ok, prendiamo i dati e adesso dobbiamo impostarli nella nostra plaintext edit. Quindi ancora una volta, UI, contiene tutte le widget, l'abbiamo rinominata URL plaintext edit. Se col metodo text prendevo il testo, ci sarà il metodo equivalente, diciamo set text, in questo caso particolare set plaintext, imposta al testo come prima. I nomi delle funzioni adesso sono fatti molto intuitivi in modo da ricordarseli facilmente. Set plain text data. Quindi ricapitolando, no, questo è l'esempio sbagliato, abbiamo l'utente che scrive l'URL nella line edit. Quando schiaccio download parte una richiesta di rete, quando la richiesta di rete è finita il Network Access Manager lancia un evento che viene catturato dalla mia funzione che legge, cioè prima di tutto controlla che la richiesta di rete è andata a buon fine, in caso sia andata a buon fine stampo il servizio il testo dentro qua, proviamo a lanciarlo. Ah giusto, mi sono dimenticato una cosa. Chiude diviso in moduli, come ha detto Alessandro la volta scorsa. Diciamo, di default quando ricade il progetto grafico vengono inclusi i moduli core e glue. Modulo core è incluso sempre, altrimenti non state facendo applicazioni in GUI. Il modulo GUI viene utilizzato se state utilizzando le funzionalità grafiche. Tutti gli altri moduli di default diciamo, non vengono abilitati, nel senso che non vengono caricati utilmente. Se state utilizzando due moduli su 10 e passa che neanche non ha senso caricarli tutti. Quindi nel file.pro che specifica il vostro progetto avete qua in alto, in modo molto intuitivo, quali moduli di chiudo state utilizzando. Core GUI, io ho bisogno anche del network, quindi aggiungo network come modulo e lui automaticamente aggiungerà il modulo network permettendomi di compilare, perché in questo caso cosa diceva? Quindi mi diceva che qua, tutti i network, non so fare un directory, quindi automatico se non gli ho detto di caricare il modulo network non lo carica. E adesso ve lo dico, se guardate qui dove sto muovendo il mouse lo salvo, vedete passing, waiting, in automatico ha capito che ho aggiunto il modulo network e adesso mi permetterà di compilare. All'evento, che vedo perché questo non funziona.
Mock. Si è incazzato Mock. Mi sa che non l'hai aggiunto ai header. No, mi sa che già ho cancellato un po' di cose mentre modificavo il file. No, veramente è Mock che praticamente non trova l'implementazione della reimplementazione del distruttore. Manca di lei. Lei manca la voce. No. Prova, prova ad aggiungere widget.h a headers. No, dico nel pro, nel file pro. Nel pro? Sì. C'è. Allora, cosa è andato lo stesso progetto di prima dove c'erano i modelli? No, il caso non altro. Vabbè, questo l'avevo già fatto e funzionava, quindi prendiamo lezione 3 done che funziona, che è praticamente la stessa cosa, vedete che non cambia assolutamente niente. Questo almeno funziona ancora una volta. Chissà perché non funziona. E proviamo a eseguirlo. Ok, magari l'avevo dimenticato. Magari ho dimenticato qualcosa, ho scritto qualcosa male, mi spiace, ma. Ok, questo è. Ok, inseriamo nulla, quindi proviamo a vedere Google come viene visualizzato, come viene letto da un browser. Download. Ok, questo è quello di prima e la parte dopo dell'esempio. Questo è Google come viene visto dal nostro browser. Vabbè, ci dice andare a google.it, andiamo a google.it e questo è il nostro Google. La cosa che volevo aggiungere, che qui ho già aggiunto, che adesso devo togliere, è il fatto di io ho visualizzato Google, diciamo, via testuale. Non è che cioè, non si legge niente. Ma abbiamo detto che c'è il modulo WebKit che permette di visualizzare siti web. Usiamo, diciamo, qui scarichiamo l'URL, lo visualizziamo sia come testo, sia in un altro modo, poi facciamo vedere come la pagina di Google, come la vedete normalmente sul vostro browser. Allora, vediamo tutto. Ok. Allora qui l'ho già fatto semplicemente, cosa ho fatto? Nei widget vedete che in fondo c'è questo QWebView. QWebView serve per visualizzare un sito, quindi assomiglia, diciamo, è il widget che permette di visualizzare una pagina web. Vediamo lì. Allora, rompiamo il layout così vi faccio vedere come ho costruito. Ok, allora questo sopra è il nostro web view, se vi ho dato un nome significativo. Sotto abbiamo ancora la nostra plain text edit. Li ho messi assieme con lo slider orizzontale per fare, diciamo, l'effetto, faccio sopra il testo, visualizzo la pagina web renderizzata. La cosa che ho dovuto fare qual è? Quando clicco un bottone voglio sia scaricare la pagina che dire alla mia web view carica quella pagina. E ancora una volta UI, prendo il riferimento al mio web view e c'è il metodo upload. Vedete che io faccio la load di una richiesta di rete, quindi
magari potete capire che diciamo, tutto quel castello di fare la richiesta di rete con dentro uno, con dentro una stringa, può essere inutile, però è comodo perché magari per la singola get non ha senso, però se considera tutti i moduli ha senso perché c'è un singolo punto d'ingresso, io posso fare una richiesta di rete, posso in questo caso la riutilizzo, non sto lì a incollare due volte due ore diversi, magari in questo caso perché è molto semplice, ma se avessi una richiesta di rete un po' più elaborata dovrei ogni volta rifarla e metterla dentro per fare la get, rifarla per farla, faccio una volta sola e dico a tutti caricate questa richiesta di rete. Quindi da prima è cambiato soltanto questa riga, quindi ho messo il caricamento della pagina web, avvio il programma, non ho aggiornato il layout, scusate, ho rotto il layout e non l'ho aggiornato, ok. Allora, ritorniamo sul nostro Google, anzi andiamo sul sito del poll, questo qui. Siamo poll.org. Come vedete, sopra abbiamo messo la web view, quindi viene visualizzato il sito del poll tramite il modulo, WebKit. Vabbè. Non si sa. Window manager. Sì. E vedete che, come vi ho detto, non è un modulo giocattolo, cioè se noi andiamo su YouTube effettivamente, cioè se noi ci muoviamo tra le pagine funziona e la resa grafica è come sul nostro umanissimo palco. Sotto abbiamo ancora la nostra pagina di formato testuale. Ok, io oggi vi ho fatto vedere soltanto questo modulo perché, come vedete, fare un esempio richiede un attimino di tempo e ce ne sono tanti altri moduli. Se volete esplorarli, vedete, c'è questo programma Quito Demo che contiene moltissimi esempi quasi su tutti i moduli, da cui potete imparare, diciamo, molto velocemente e proprio dal codice come si fanno le cose. Bene, io per oggi ho finito, vi ringrazio per l'attenzione, se non ci sono domande io prendo. Domanda sera. È possibile sincronizzare quello che viene visualizzato sulla pagina del Q-Web View con quello del testuale sotto? Cioè sincronizzato dici... testo della pagina che si visualizza, come allora, fare? Sì, volendo si può fare, perché ad esempio il modulo del nostro Q-Web View genera dei segnali, cioè segnale pagina cambiata, quindi io posso gestire il fatto di segnare pagina cambiata, vado dentro nella pagina, leggo il contenuto della pagina e lo scrivo nella testa. Una volta si gioca sempre con i segnali di slot, basta la fantasia infinita, infatti buon rato ho avuto una domanda fantasiosa, sì, si può fare. Altre domande? Posto, io ho finito, facciamo 5 minuti di pausa e poi... Che lindo, grazie per l'attenzione.